Radio Radicale, siamo con Catello Vitiello, 10 volte meglio, membro della Commissione Giustizia di Montecitorio, per parlare dell'iniziativa Ferragosto in carcere 2019 e di separazione delle carriere, due temi che sono stati sostenuti anche dal partito, dal partito Radicale che darà vita appunto a questa iniziativa Ferragosto in carcere tra il 15 e il 18 agosto. Allora, che cosa ne pensa dell'iniziativa che ha lanciato Rita Bernardini? Ritiene che oggi la situazione delle carceri sia estremamente drammatica col sovraffollamento che abbiamo visto in questi mesi e con il ritorno al fenomeno dei suicidi? Sì, diciamo che ogni iniziativa di questo genere deve semplicemente avere il plauso di ogni membro del Parlamento, di ogni rappresentante dello Stato, perché la situazione delle carceri è una situazione che riguarda tutti in maniera bipartisan. Ogni partito politico dovrebbe farsi portavoce degli interessi dei detenuti, soprattutto del livello di umanità che a loro è riservata. L'iniziativa in questione, Ferragosto in carcere, penso che sia un'iniziativa, una delle tante, ma insomma, questo momento storico davvero fondamentale da seguire, da tenere sotto controllo, soprattutto bisogna far sentire la propria presenza. E questo è uno dei modi che abbiamo per far capire che la questione è scotta e dobbiamo fare qualcosa per i nostri detenuti. Ecco, a questo punto lei si aspetta il peggio di quello, per quello che potrà accadere nelle carceri italiane? Abbiamo visto dei fenomeni gravissimi in queste ultime settimane. Secondo lei il ministro cosa ha fatto su questo? Ma secondo me si è fatto poco, non riguarda soltanto naturalmente l'ultimo governo. È da sempre che abbiamo una questione carcere, abbiamo una questione dal punto di vista infrastrutturale davvero deludente, perché lo Stato dovrebbe garantire un minimo di dignità umana. Sì, riguarda anche questo governo, perché si è parlato tanto, ma fino adesso abbiamo visto poco. È arrivato il momento di fare i fatti. Senta, che cosa sta succedendo secondo lei sulla separazione delle carriere? La proposta di legge iniziativa popolare mi sembra che sia stata in qualche modo affossata dal governo. Che cosa è successo? Ma che cosa è successo? In realtà non capisco per svariate ragioni. In primis ho sentito il ministro dire che si tratta di una proposta che non è inserita nel contratto di governo. Questo mi lascia abbastanza perplesso, perché in realtà viene da una proposta ad iniziativa popolare. Loro si sono fatti portavoce, hanno avuto anche una prima, diciamo una prima lettura alla Camera di quella proposta di riforma costituzionale che ha visto il referendum propositivo, proprio per dare valore all'iniziativa popolare. Adesso abbiamo una proposta di legge ad iniziativa popolare e viene bocciata a più pari dal ministro. Mi sembra davvero abbastanza contraddittorio l'atteggiamento. Poi, quando si dice che non si vogliono giudici che di mestiere fanno gli accusatori, secondo me è un ossimoro, perché in realtà la separazione si promuove proprio per questo motivo e non per altro, proprio perché abbiamo l'esigenza di avere pubblici ministeri che fanno una determinata attività e che non abbiano nessun genere di intersezione, interstizio che possa accomunare all'organo giudicante. Secondo me questo è fondamentale. È una questione anche di cultura giuridica. Io continuerò a lavorarci, perché mi sembra davvero una campagna importante in un momento nel quale la magistratura sta soffrendo tanto, e probabilmente anche la separazione delle carriere va a suffragio anche della magistratura, perché la questione politica in questo momento va un attimo superata per fare qualcosa di radicale, se, insomma, giustamente, per la magistratura. E secondo me la separazione va in questa direzione. Io conosco tanti magistrati che non sono contrari alla separazione delle carriere, quindi penso che bisogna staccarsi un attimo dalle categorie. È fondamentale evitare le etichette e fare qualcosa di buono per questo paese, partendo dalla giustizia che tanto ha bisogno. Che cosa ci ha insegnato lo scandalo del CSM da questo punto di vista? È un argomento assai delicato. Ci sta insegnando che la politica in qualsiasi segmento va ad essere, diciamo, a svolgere un ruolo di primazia, rischia di fare danni. La politica secondo me, non è dannosa a priori. Il problema è come si interpreta il ruolo del politico all'interno del consesso nel quale ci si ritrova. Certamente pensare che all'interno della magistratura
ci sia una parte della magistratura, perché la verità è anche questa, che gli organi di controllo sono politicizzati, ma in realtà il lavoro quotidiano dei magistrati qui nessuno lo vede. Sono persone che, insomma, dalla mattina alla sera svolgono una funzione fondamentale per lo Stato. È il terzo potere, cioè è un potere dello Stato che lavora, non è soltanto la politica della magistratura a dover essere attenzionata. Noi dobbiamo partire proprio dalla magistratura sana. Secondo me questa proposta, sì, io non sono tanto d'accordo sul sorteggio. Il sorteggio va in senso opposto rispetto ai meriti. Però se deve essere una soluzione di compromesso, medio tempore, per risolvere un problema che è quello della forza della politica all'interno della magistratura, secondo me dobbiamo anche cedere il passo a cose che non ci fa piacere accettare. Il sorteggio va in controtendenza rispetto alla meritocrazia, però penso che si possa fare un vaglio a monte del sorteggio per garantirsi almeno la presenza di magistrati che naturalmente fanno il loro lavoro in maniera dignitosa, pensando al cittadino, anche in questa, insomma, con questa riforma che può dare qualcosa, può dare un contributo. Vediamo un attimo anche dal Parlamento cosa esce. Io la ringrazio, Catello Vitiello, deputato di 10 volte meglio, con il quale abbiamo parlato dell'iniziativa di Ferragosto in carcere, della separazione delle carriere e della situazione della magistratura. Grazie sempre a Radio Radicale. Grazie.